con Leonardo Caldeira giunto da poco per dar manforte a Forlì. Arriva una sconfitta sul campo di Castellana Grotte che vi precede direttamente, una sconfitta che sicuramente non va bene per il morale di Forlì, ultimo in classifica. Sì, per noi, secondo me per tutte e due non va bene questa partita 3-2, perché questo fa vedere il campionato, le due ultime adesso sono un po' staccate delle altre. Però noi eravamo carichi, perché secondo me dovevamo giocare fino alla fine. Oggi abbiamo peccato nei momenti un po' più, nelle palle, secondo me le palle più facili. E dopo, se sbaglia quello lì, le palle più facili, alla fine perde. Visto, abbiamo perso per 2-3 punti, si perde così. Una partita che ha visto molti capovolgimenti di fronte, prima avanti Forlì, poi Castellana, un 3-2 come dicevi te, che non va bene a nessuno, però sicuramente si andrà fino a fine campionato, così come per Castellana Grotte, senza troppe pressioni. Sì, adesso dobbiamo giocare, abbiamo 9 partite, 27 punti, dobbiamo fare il massimo di punti possibile. Alla fine, prima di arrivare io, ne abbiamo preso 3 punti solo, adesso 2-3 partite abbiamo preso 3 punti. È dura, però dobbiamo fare, è il nostro lavoro, dobbiamo provare fino alla fine, finché finisce il campionato. Non si sa mai, prossimo anno, se quello che è il ripescaggio o qualcosa, non si sa mai. Dobbiamo giocare. Quali sono le condizioni di allenamento in una tale situazione di classifica? No, guarda che è difficile, però se adesso sono arrivato io provo di mettere un po' di carica a tutti. Ma è normale, noi siamo lì, siamo in 13 giocatori, dobbiamo fare sempre quella buona. Adesso abbiamo 2 giorni liberi, e proviamo questa settimana che giochiamo con Perugia a casa, dobbiamo vincere, non c'è più l'altro risultato, dobbiamo vincere ogni partita. Cosa ci si sente di dire ai propri tifosi e ai propri sostenitori? Di Forlì? Sì. Che dobbiamo sostenere fino alla fine. Noi tutti hanno visto che abbiamo provato fino alla fine. Alla fine sono stati più bravi loro nei momenti clou della partita e dobbiamo provare fino alla fine. Speriamo che ci abbiamo l'appoglio, quello dei tifosi, e andiamo lì a giocare contro Perugia. Quale deve essere la giusta mentalità di Forlì nel prosieguo del campionato? Vincere, solo vincere, non c'è più l'altro. Vince con le squadre forti, le squadre medie in classifica, con tutte. Tutti sapevamo che in A1 non c'è le partite facili, si bisogna giocare tutte le partite. Dopo le esperienze nelle passate stagioni, cosa e come hai ritrovato il campionato italiano? Ho ritrovato bene, dopo che sono partito ho fatto 2 anni in Grecia, in alto livello lì, alla 1, è uguale come prima, i giocatori sono uguali, bisogna giocare ogni partita, è uguale. Sapevamo che l'ultima con la torna prima, la partita si fa uguale. Come reputi il campionato italiano in confronto ai campionati stranieri? Qui si gioca, cioè, ci sono più squadre più forti che possono vincere lo scudetto. Di là magari quattro, ma alla fine quando va all'estero prova di fare bene la Champions, la Coppa dei Campioni, perché gioca sempre mercoledì e sabato. E qui ogni domenica è una guerra.